il fatto è che il tipo che mi stava facendo provare la macchina si capiva benissimo che pensava: vaffanculo, mi stai facendo perdere tempo. Ma il fatto è che io me la sarei potuta permettere, ma ci si stava così bene dentro quella macchina. Mi sembrava che me l'ero guadagnata quella macchina, dopo tutte le cose che avevo passato, le cose che avevo fatto. Mi sembrava che quella macchina era un mio diritto. Ma avevano debiti grossi. Non ci sta a giudicare. Perché noi l'avremmo, se fosse venuta da noi, no, l'avremmo aiutata. Noi non siamo ricchi. Se avesse avuto un marito che l'amava. Aveva un marito. Sì, ma se fosse venuta da noi. È venuta da noi. Ma se avesse chiesto. Lei ha chiesto aiuto. Volendo veramente. Ma lei lo voleva veramente. Nello stesso modo in cui una pianta prende l'ossigeno e le sostanze nutritive e utilizza il processo della fotosintesi per trasformare la luce del sole in energia, io prendo clienti e impiegati e utilizzo il processo di questo cazzo di duro lavoro per produrre soldi. Che cosa? È un modo per fare soldi. Va. Tu o Jeff potreste mettervi a succhiare cazzi, fare un po' di foto e venderle su internet. Conosco uno che lo fa. Sì. Non sto scherzando. Ci fa un pacco di soldi. No, Val. Non mi metterò a succhiare cazzi. Lo so. Le potresti far visite in una corsia d'ospedale. Ha dato di matto in un negozio in mezzo a tutte le cose. Piangendo, urlando. Nel panico, veramente, un terrore reale. Ed è stata portata in una corsia d'ospedale. Sezionata. Solo un fine settimana, ma... Un fine settimana e basta. Potresti farmi visita solo per un fine settimana. Allora, se avessi un cane, se tu avessi un cane, il suo stile di vita a te costerebbe di più dello stipendio medio della maggior parte della popolazione dell'Eritrea. Ah. È tutto sballato. Immagini! No, non puoi fare dei soldi, ti prego, dopo che io... Lo hai fatto?